Ciao a tutti, non so se mi state vedendo e mi sentite bene, vediamo un po'. Intanto guardo se ho messo bene in quadro tutte le cose che volevo mettere in quadro. Datemi un feedback. Intanto mi sistemo anche il gattino portacellulare, intanto che voi arrivate. Eccoti, 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 c'è Maria. Grazie Maria per essere lì sempre super puntuale. Eccoti qua. Buonasera a tutti. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto io mi sistemo anche il telefonino sul vecchio gattino che avevamo fatto insieme, quello che avevano scelto di colorare. Che avevamo scelto di colorare con i colori che aveva detto Federica e Elisabetta. Vedo che siete 3, 5, palesatevi, vedo che mi mandate i cuoricioni, ma chi siete? Ciao ciao! Eccoci Massi, ciao! Eccoci. Allora, eccoci, ciao Stefan, ciao, 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 pensa che ho appena messo mi piace alla tua pagina, alla pagina quella del mercatino, l'ho fatto appena adesso, 5 minuti fa, ciao Tania, e dicevo, mi ripresento come sempre, sono Ulrike della cooperativa Cotrad. E questo è l'appuntamento del mercoledì col riciclo. E siamo qui in versione, diciamo, digitale perché non possiamo ancora incontrarci come prima, come vogliamo. E quindi cerchiamo di farvi compagnia comunque, e cercando di intrattenervi, informarvi su qualcosa, divertirvi. E vi ripeto gli appuntamenti della settimana e poi oggi ho una novità da dirvi. E allora, il lunedì siamo con voi con la cucina alle 16 e con le cucine dal mondo, con la cucina etnica. E martedì siete con Luisa con Giocando con le parole con i Cruciverpa. E il mercoledì pomeriggio siete con me e sia con Luisa che con me l'appuntamento è alle 18:30. Di nuovo, sempre alle 18:30 di giovedì siete con Massimo e per l'appuntamento dedicato a Sport e Salute. E poi il venerdì siete con le storie e i burattini di Martina. Poi abbiamo anche l'appuntamento del sabato mattina, quasi dimenticavo, sabato mattina alle 11. Ciao Elisabetta! Ciao Massimo, adesso faccio una prova che non ho mai fatto. Vediamo cosa succede se io tocco il video per vedere i commenti di prima. No, forse ecco, Alessandro pure è connesso. Forse devo chiedere a Maria perché mi sono persa qualche vostro commento. Non stavo guardando lo schermo, ero presa dalla presentazione, insomma. Dicevo che gli appuntamenti della settimana sono praticamente il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sempre alle 18:30 e sempre sulla pagina Facebook di Cotrad Onlus. Mentre invece gli appuntamenti con orari diversi sono il lunedì alle 16 e il sabato alle 11 del mattino invece. E il lunedì e il sabato siamo con voi con questa cosa bellissima delle cucine dal mondo. Il martedì siete con Luisa, il mercoledì con me, il giovedì con Massimo e il venerdì con Martina, rispettivamente con il Cruciverba, con il riciclo, e con Sport e Salute, con Massimo e poi con le storie e le marionette di Martina. Il venerdì. Eccoci. Eccoci.
Bellissimo quello che mi manda Massimo con Stefan. Siete troppo carini. Oi Stefan, mi manchi, eh? Belli che siete. C'è pure Corrado? Evviva! C'è pure Corrado, sono contenta. Allora, aspettiamo ancora qualche minuto. Nel frattempo saluto Giorgia, che sicuramente sarà connessa. Saluto anche Antonella, con cui questa settimana faremo delle cosine insieme, molto belle. E insomma, ciao a tutti. Vi volevo dire anche la novità di oggi è che possiamo partecipare a una gara virtuale, se volete. Io vi invito a votare Villa d'Este come luogo di interesse preferente, cliccando sulla foto, e trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook, sempre di Cotrad Onlus e Visit Lazio. Non so se l'ho detto bene, Maria, magari dopo ripetiamo l'informazione perché l'ho appreso da 5 minuti e come sapete non sono un'espertona di Facebook. Allora, vediamo un po' che ora si è fatta, se sono le 18:45 saluto anche Luca e invece no, sono solo le 18:36, possiamo chiacchierare ancora un po'. E io non ho preparato la musica perché sulla musica non è che sono molto preparata, però la prossima volta magari mi potete dare qualche suggerimento musicale, di qualche musica da mettere. Bene, non so se ho salutato tutti, sono super contenta, c'è un bel gruppo di fedelissimi proprio, che ci segue. Allora, vi faccio vedere intanto, ecco, Visit Lazio, mi dice Maria, che bisogna connettersi sulla pagina di Visit Lazio. Allora, oggi io volevo costruire con voi, in questo momento, diciamo, in cui uno deve pensare anche alle proprie risorse economiche, volevo costruire con voi un salvadanaio, un dindarolo che si chiama a Roma, per metterci dentro appunto le vostre monetine e anche i vostri soldini di carta. E come vedete io l'ho costruito già, solo che non ho avuto tempo di farlo seccare. Si vede bene questo dinosauro? Vi piace? Delle zampone belle pesanti. Guarda un po' Stefano, che a te piace tanto il riciclo. E vi farò vedere come si fa per costruire questo dinosauro salvadanaio. L'idea l'ho presa da un vecchio libro di Art Attack e l'ho un po' modificata, ma insomma, più o meno l'idea è quella. Invece, come diceva Martina la scorsa settimana, l'idea della scorsa settimana del riciclo era proprio una di queste idee proprio mie originali. Abbiamo costruito insieme questo. Ehi, ciao! Ciao! Allora, questa era la cassettiera che abbiamo costruito insieme la scorsa settimana. Io l'ho solamente dipinta in questa settimana che non ci siamo visti, e per il resto vi ricordo come l'abbiamo fatta insieme. Se la oriento così, magari la vedete bene. Ah, grazie, che è piaciuto il dinosauro, molto bene. Wow, questo pezzetto mi si è bloccato. Eccolo. Questa cassettiera l'avevamo fatta praticamente prendendo una scatola di cartone e abbiamo foderato il fondo. Grazie, grazie Lidia, mamma di Tata. Abbiamo fatto il fondo un pochino più pesante mettendoci della carta di giornale e dello scotch di carta. Lo scotch di carta è un elemento essenziale, diciamo, per i miei lavoretti di riciclo, e l'abbiamo utilizzato tanto anche quando facevamo il laboratorio, diciamo, in presenza.
con tutti. E l'altra cosa che abbiamo utilizzato, forse adesso non si capisce più cos'è perché è tutto dipinto, ma questa è un po' la bellezza degli oggetti di riciclo, no? Che a un certo punto devi guardarli bene. Ecco la mamma di Corrado, che ci siamo incontrate solo un paio di volte. Ecco, pensavo fosse un'altra Grazia, ecco. Salve, buongiorno. Bene. Allora, dicevamo, non so se si capisce cos'era questo. Da dove siamo partiti? Chi ha seguito la volta scorsa o chi ha riguardato il video lo sa. Probabilmente se guardate qua riuscite ancora a capirlo cos'era, perché l'ho pitturato, ma insomma, come sapete, non faccio lavori precisissimi. Questi erano dei tetrapack che contenevano latte in principio, e l'avevamo tagliati e l'avevamo ricoperti con colla, carta e acqua. Il cassetto finito è bellissimo, lo voglio, dice Maria. Va bene, Maria, te ne faccio uno per te quando vuoi. Ecco. Allora, questa è una cassettiera. A Luisa pure gli era piaciuto un sacco. Ciao Gaia! Ciao! Gaia mi manda, ecco, una farfallina. Ecco, sono molto contenta. Dicevo che abbiamo utilizzato dei tetrapack che prima contenevano latte, una scatola di cartone, e come separatori abbiamo utilizzato i lati di altri tetrapack che contenevano latte. E poi, siccome ci siamo sbagliati con le misure, perché non siamo tanto precisi, abbiamo detto, abbiamo fatto diciamo uno sportellino in più, che in questo caso a me serve per tenere i pennelli per lavorare insieme a voi. Ma in realtà uno ci può mettere pure, insomma, i temperini, insomma, oggi lavoriamo con i palloncini, ci possiamo mettere il palloncino, insomma, così tengo un po' più ordinato. Perché effettivamente quando si lavora col riciclo, un grande problema è dove sistemo il materiale. Specialmente quando il materiale, per esempio, sono adesso lo tiro fuori, dei tappini piccoli così. Allora, io so che per un lavoro di riciclo, per esempio, voglio fare. Ciao Luisa! Ciao! Hai visto il pezzo d'arredamento che dicevi l'altra volta? Ti piace? Dicevo, per esempio, io voglio fare una dama con tutti questi tappini dei tetrapack, no? O dei succhi di frutta, del latte. E per fare i tappini della dama mi servono un sacco di tappini, così come pure se voglio costruire, che ne so, ci posso fare un sacco di cose con i tappi, tante ne abbiamo costruite pure al laboratorio. E io questi, anziché metterli dentro un contenitore dove poi devo ficcare la mano in modo molto elegante come ho fatto adesso, cioè andare, diciamo, a rufolare con la mano, ho il mio cassettino di tappi, e li metto qua dentro. Ciao Vittorio! Ciao! Bene, Luisa, ti piace quindi la cassettiera? Evviva! Vedrai che la prossima settimana pure facciamo un'altra cosa di arredamento e vedrai che ti piacerà pure quella. La cassettiera se l'è aggiudicata Maria, eh? Allora, eccoci con Vittorio anche. Che dite, cominciamo? Vediamo un po'. Allora, intanto devo fare il mio solito saluto speciale a Luca, che penso che adesso stia finendo il collegamento con la casa delle luci, e quindi lo saluto.
eccoci. Dicevo, se siamo pronti, cominciamo con il dinosauro salvadanaio. Ditemi voi se vogliamo aspettare ancora 1 minuto, 2 minuti. Intanto guardatevi bene questo dinosauro, magari diamogli un nome. Abbiamo fatto anche l'apertura per i soldi. Vediamo un po'. Poi lo dovremmo pure colorare. Se lo guardate da vicino, già capite un po' come ho fatto a fare il dinosauro. Vedete che non ho ancora finito di fargli bene il viso, ma lo possiamo rifare poi insieme. Oh, allora dice Maria, vai. Ok. Allora, nella lista dei materiali da prendere oggi c'erano due rotoli finiti di carta igienica. Credo di aver chiesto due nella lista, se sono quattro è la stessa cosa. Comunque l'importante è che se uno ha dei rotoli esauditi di carta igienica, magari due o tre li possiamo tenere da parte. Stiamo costruendo dei mobili per continuare a essere ordinati. Ecco. Allora, prendiamo questi rotolini, prendiamone due simili, magari se avete preso marche diverse di carta igienica vi capiterà come a me, che non sapete più se sono uguali, poi io sono pure fortemente miope, e da due rotoli ne faccio quattro. Come faccio senza prendere il coltello? Allora, il rotolo è un materiale molto morbido, lo schiaccio con le mani così, ok? Non importa se dentro perde un pochino di cartone, non importa se vi si rompe un po', perché tanto dopo va tutto ricoperto di carta e colla, ok? Un altro materiale, un'altra, sì, materiale che utilizziamo sempre è questa colla vinilica famosa, che c'è molto utile. Allora, vedete che sto utilizzando delle forbici con la punta arrotondata e taglio alla bella e meglio. Come al solito faccio un piccolo taglio, adesso ve lo faccio rivedere. Poi infilo la forbice, taglio il rotolo a metà. Allora, anche i rotoli della carta igienica sono un materiale che io trovo meraviglioso perché sono super versatili e super morbidi. Sono sicura che vi vengono in mente altre cose da fare, eh? Allora, prendo questi rotolini e li lascio giù. Poi, allora, altro rotolo. Questo sembra integro, sembra che non si sia staccato. Forse accendo la luce, che oggi è una giornata scura. Mi vedete un po' scura? Vediamo, vediamo, facciamo la prova. Forse un po' meglio, forse un po' meglio. Allora, dicevamo, il rotolo, materiale bellissimo. Lo schiaccio un pochettino per poterlo acchiappare meglio con le forbici, più o meno a metà. E taglio un pochino. Non serve tagliare un sacco, perché basta tagliare di maniera tale che io ci possa infilare le forbici. Oh, perché non vi faccio usare il coltello? Perché comunque i coltelli di casa magari hanno il seghetto, magari sfugge, insomma, meglio se uno può lavorare più in sicurezza è meglio, no? Poi di questo periodo non rischiare è meglio, diciamo. Allora, ho tagliato in due rotoli di carta igienica e quindi sono diventati quattro rotoli, ok? Quattro rotolini. Allora, li tengo uniti insieme con che cosa? Con il nostro mitico scotch di carta. E quindi mi taglio. Allora, eccolo qua. Il fatto di non mangiarmi più le unghie o di, insomma, mangiarmele solo a casa
poco tempo libero. Aiuta a prendere lo scotch di carta. È buono perdere qualche vizio. Cercare di migliorarsi un pochettino, dicevamo la scorsa settimana. Oh, allora, io sto mettendo lo scotch di carta molto alla bella e meglio tra i rotoli. Adesso vi rifaccio vedere come. Tanto lo poso qui sulla nostra cassettiera. Prendo un pezzettino di scotch. Quindi Maria, vedevate benissimo pure prima. Io vedevo un po' scuro lo schermo. Allora, vediamo se si capisce. Sto mettendo lo scotch di carta da un rotolo e lo metto sull'altro rotolo, ok? Per tenerli insieme. Ho messo 1, 2, 3, 4 pezzettini di scotch. Adesso metto l'altro, così restano uniti insieme. Con il primo sono stata un po' tirchietta e quindi lo dovrò rimettere, ma poco male. Perché dico poco male? Perché non è importante la precisione, perché in tutti questi lavori che noi stiamo facendo, siccome dopo noi li ricopriamo con la carta e possibilmente li coloriamo anche, e abbiamo l'opportunità di cambiare qualche imperfezione che c'è sotto, la possiamo un po' mascherare, va bene? Allora, eccoci qua. Oh, allora, vediamo un po'. Non so se si vede bene, ma queste sono le tozze zampe di questo dinosauro. Poi, parte difficilissima. Se non avete un gonfiapalloncini, fatevi gonfiare il palloncino. Che il palloncino è sempre una cosa un po' pericolosa. Ok, prima si allunga il palloncino. O meno così, vediamo se è grande come una testa, più o meno. Vediamo se va bene. Direi di sì. Questa è la parte del riciclo che a me piace tantissimo, che è vedere le cose da un punto di vista diverso, eh? Guardate come comincia a somigliare un pochetto al dinosauro, eh? Le zampone e il corpicione del dinosauro. Oh, adesso devo fissare il corpicione, che abbiamo detto, del dinosauro alle sue quattro zampe. Come faccio? Scotch di carta, ne taglio un pezzo un po' più lungo, diciamo quasi due dita. Ok, una volta che l'ho fissato, adesso ve lo faccio vedere, oppure lo faccio qui che è meglio. Vediamo un po' se si regge già il palloncino. Sì, si sta reggendo già. Pezzo di scotch di carta. E lo metto giù. Ok, poi dinosauro sta buono. Ok, pezzo di scotch di carta. Lo metto giù. Pezzo di scotch di carta. E lo metto giù. Ok? E ho fissato le quattro zampe del dinosauro al corpicione grosso grosso del dinosauro. E si regge in piedi da solo. Si regge in piedi da solo, che bello. Allora, poi dopodiché metto, vediamo se l'avevo salvato da qualche parte,
Sì, avevo precedentemente arricciato un pezzo di carta, ma lo posso pure riarricciare perché tanto, diciamo, oggi mi sembra che mi sto tenendo bene di tempo, incredibilmente. Quindi ho praticamente, vedete come ho fatto? Sono stata troppo frettolosa nel farlo o avete capito? Ho semplicemente arricciato arrotolandolo un pezzo di carta e cerco di dargli una forma come un po' come di serpente, ecco, con una testa e un corpo un pochino più magro. Lo rifaccio. State tutti zitti, tutti attenti a guardare quello che io sto facendo. Contenta. Allora, vediamo se, perché tante volte mi viene il dubbio, dico, ma non è che niente niente non mi vedono? No, no, tutto a posto. Allora, dicevo, riprendo un pezzo di scotch di carta e lo metto intorno al serpentello. Ok. Serpentello, questa è la testa del nostro dinosauro, non è un serpentello, io mo lo chiamo serpentello, ma è la testa del dinosauro. E già che ci sto, ce ne metto un pezzettino di scotch di carta pure intorno alla testa. Gaia, tu collezionavi dinosauri? Sì, a me anche mi hanno sempre affascinato. C'era, il mio dinosauro preferito era, non so se si chiamano tutti i dinosauri, comunque era quello che volava, l'opterodattilo, che penso che oggi si chiama pterosauro. Penso che abbiano cambiato anche il nome dei dinosauri nel frattempo che sono cresciuta. Ecco. Allora, Gaia, sei sempre lì. Pensavo che ti saresti sconnessa. Eccoci. Praticamente adesso tengo fermo, lo faccio qua così lo vedete meglio, suppongo, tengo fermo questo pezzo di, diciamo, che abbiamo chiamato prima serpente, che è il collo e la testa del dinosauro, sulla parte dove è, diciamo, la bocca del palloncino. E sempre con lo scotch di carta, magari avrei dovuto tagliarmelo prima, ma vabbè, lo faccio ora. Facciamo così che me ne taglio tre o quattro pezzetti. Ok, vediamo un po'. Allora, quindi cerco di attaccarmi appunto sempre alla bella e meglio, ragazzi, cioè niente di super artistico o super scientifico. Cerco di attaccare alla bella e meglio questa testa di dinosauro. Allora, poi se c'è un bordino che mi convince meno, allora io cerco di attapparlo così, insomma. Lo scotch di carta mi aiuta un pochettino a definire la forma. Se vedete che il collo non c'ha l'orientazione che voi desiderate perché sta troppo su, piegatelo con le mani, perché avendo fatto questa cosa che facciamo spesso di carta di giornale con intorno scotch di carta, vedrete che vengono fuori come dei piccoli pupazzetti facilmente manipolabili. Ok? Poi mi manca la coda. Oggi mi sono scritta un foglietto un po' patetico con su scritto "Fai la coda del dinosauro". Fai
Perché quando abbiamo fatto cookie, così pure come quando abbiamo fatto foglia, e mi scordo sempre un pezzo, quando la coda, quando un baffo, c'è sempre qualcosa che mi dimentico. Quindi oggi, siccome in quella prova là mi ero dimenticata di mettere la coda, mi sono fatta il foglietto di costruisci anche la coda. Oh, ho sempre strappato un pezzettino di carta e l'ho arrotolato. Ok. Posso prenderlo pure così. Insomma, della grandezza che desiderate, non importa, cioè secondo come volete fare il dinosauro. Dopo controllo l'ora e vedo se possiamo fare uno di quei dinosauri con le punte, che mi sa che si chiamava stegosauro, forse. Mo Gaia ci verrà in aiuto sicuramente. Oppure se facciamo. Mi sa che quello che ho fatto qua mi sembra che è quello vegetariano, quello che non mangia gli altri animali. Come si chiama? Forse brontosauro? Non mi ricordo. Ora fate una ricerca e poi me lo dite. Ecco. Oh, allora, come attacco, sempre col nostro meraviglioso scotch di carta, ne prendo un pezzettino. Per attaccare sia il collo che la coda del nostro brontosauro, comunque di questo tipo di dinosauro, io ho preso dei pezzettini abbastanza piccoli, poi avvicino il pezzo di carta al palloncino e lo fisso con lo scotch di carta. Adesso partite le gambe. Ma noi le recuperiamo, non vi preoccupate, che ho premuto troppo, vabbè. Ok. L'altro pezzo lo mettiamo sotto. E adesso facciamo un'operazione di, diciamo, restyling del nostro dinosauro. Ok, stai buono qua, come direbbe Tata, stai buono, eh? Allora, vabbè, poi che non ci preoccupiamo troppo, appunto perché ci dobbiamo mettere sopra, l'importante è che verifichiate che stia sempre bene in piedi, e, perché quello sì che fa la differenza, però se non vi si attaccano le parti non vi preoccupate mai, perché esattamente come abbiamo fatto con il gatto, poi si recupera tutto mettendoci colla e carta sopra. Vediamo se sta in piedi, appunto, e miracolosamente direi che lui sta in piedi. Vediamo un po', è simile, beh. Più o meno ci siamo. Ok. Allora, eccoci qua. Che cosa dobbiamo fare adesso? Non stavamo facendo un dinosauro normale, stavamo facendo un dinosauro che contiene i nostri risparmi. Quindi, con un pennarello, io ho preso uno di questi pennarelli che scrivono pure sui CD, sui DVD, perché insomma così sono sicura che scrivo un po' dappertutto. Con un pennarello faccio, anche lì abbastanza alla bella e meglio, faccio un rettangolo fino dove io credo che sia il centro del salvadanaio. Più o meno qui ci dovrebbe andare, per prendere le misure. Io credo che potete prenderla con una moneta da 2 euro, che è la cosa più, diciamo, larga e dura che potete mettere qui dentro. E, sul libro dove ho preso questa idea, diceva che era 4 cm per 1 cm. Io penso che ci possiamo regolare appunto pure a occhio, come sempre. La vedete? Per sapere dove farlo, proprio super intuitivo, dove volete che sia l'apertura del vostro dinosauro. Dove volete infilare i soldi. Ok,
Ok, a questo punto siamo pronti per l'aspetto che qui a casa mia amano di più, cioè quello in cui asciugo con la colla. Invece io mi diverto tanto. E quindi prendo, no, questa è quasi finita, è quella diluita, e quindi prendo la mia colla vinilica, prendo il pennello, ho messo dentro, sempre rigorosamente dentro, un riciclino di plastica. Questo mi sa che era un contenitore di, boh, di pasta fresca, credo. Ci ho messo un po' d'acqua. E comincio a, diciamo, modificare il mio dinosauro per farlo diventare un dinosauro salvadanaio. Allora, come faccio? Forse è meglio se lo metto qua, così lo vedete meglio. Prendo la colla, stavolta prenderò la colla di questa consistenza. Se la vedete bene come scende, cioè praticamente colla non diluita. Si vede bene quello che sto facendo? Sì. Ok. E ok. Oh, io spalmo tutto il mio dinosauro, diciamo, in questa prima, diciamo, facciata del dinosauro. Faccio una facciata alla volta, spalmo tutto di colla per benino, ma sto bene attenta a non spalmare di colla. Che cosa secondo voi? La fessura che porta i soldi. Perché? Perché quando sarà finito questo dinosauro, purtroppo anche quello che ho fatto oggi non si è ancora asciugato, perché oggi è una giornata un po' umida a Roma. Poi appunto dovrete bucare con un ago, con uno spillo, con la punta di una forbice, con la punta di una forchetta, e lì avrete la fessura dove mettere i soldi. Ehi, vi sento molto silenziosi oggi. Sarà che parlo piano? Siete stanchi? Ieri eravamo tutti più spumeggianti. Oggi questo clima ci ha un po' tutti acciaccato, eh? Eccoci qua. Oh, e inizio a mettere la carta di giornale sul mio dinosauro. La metto sulla colla. Sto mettendo, tuffo un pochettino prima la carta dentro all'acqua. Poi la sistemo sulla parte di palloncino che ha la colla. E l'unica avvertenza che vi dico è: dovete riuscire a preservare la parte dell'apertura del salvadanaio, ok? Eccoci qua. Datemi un feedback. Ci siete? Siamo molto attenti. Bene. Tata, stai super attenta? Sono contenta. Ma devo dire che Tata, questo periodo ti vedo super super concentrata, eh?
Eccoci qua. Ok, qua come vedete ho lasciato un po' da parte il pennello perché non è una superficie liscia. Cioè, scusate, è una superficie liscia, però non è, diciamo, piana, come era per la cassettiera, come era mettere colla, cartone, carta sopra il Tetra Pak. Ma essendo un palloncino è un po' più difficile, diciamo, dargli col pennello. Adesso ci voglio provare però per farvi vedere. Vediamo un po' come funziona con il pennello, perché magari a me risulta scomodo, magari a voi no. Allora, vediamo un po' se il pennello si addice a questo lavoretto. Io pensavo di no, ma invece effettivamente può andare. Anche perché è vero che le setole del pennello, perché uno usa tante volte il pennello, perché è vero che con la mano accarezziamo, è tanto rilassante fare questi lavori accarezzando, però è pure vero che il pennello con le setoline riesce ad appiattire per bene la carta. È vero, è meglio sempre usare il pennello, vedi? Ora il primo dinosauro l'avevo fatto così con le mani e invece. Forse anche per fare prima, pensavo di fare prima con le mani, però invece non è vero. Ok, lo metto qua, vedete che sta iniziando a prendere quasi quasi le sembianze dell'altro. E quindi per la parte quella in cui c'è lo scotch di carta, il cartone del rotolo esaurito della carta igienica, la plastica così plasticosa del palloncino, sono tutti materiali diversi che convivono insieme in questo dinosauro, a noi non ce ne importa niente perché noi col nostro giornale, mo vi faccio vedere, che col giornale tuffato un attimo dentro l'acqua, riusciamo comunque a rendere tutto un tutt'uno, diciamo. Allora, prima ho tuffato un pezzettino di carta di giornale dentro l'acqua, adesso lo sistemo, eccocelo qua. Ok. Vedete come si attacca? Questo praticamente sono uno, due, tre materiali completamente diversi, no? Al tatto, e che quindi hanno anche una reazione diversa, no? Con la colla, eppure con la carta che li unisce poi riusciamo a far sì che stiano insieme. Ok, allora prendo la carta. La tuffo dentro all'acqua. Ok, la metto sulle tozze gambotte del mio dinosauro. Poi Stefi, ma Mauro li segue questi tutorial di riciclo che facciamo? Questi laboratori virtuali? Gli piacciono? Eccoci qua. Oh. Vado ricoprendo tutto il mio dinosauro. Poi, importante, per dare una forma ben definita
alla faccia del nostro dinosauro, uso la stessa tecnica, solo che secondo me qui sì che bisogna usare le mani, cioè dobbiamo proprio sporcare qua le mani. Ovvero, tuffo il pennello dentro la colla senza diluire, la colla così com'è. Eccoci qua. La metto sulla testa del mio dinosauro. Tuk, tuk, tuk. Se ne va Mauro, quando tu stai seguendo, quando tu e Tata vi mettete a seguire il riciclo, Mauro se ne va. Pensa uffa oltre che e vabbè, se no saluta pure lui. Eccoci qua, stiamo sempre bene attenti mentre mettiamo la carta e la colla a non metterla sopra alla fessurina che servirà per infilarci dentro i soldi. Oh, ed eccoci qua, metto un altro pezzettino di carta di giornale. Ok? Ciao Federica. Ti piace questo dinosauro? È un salvadanaio. Federica, ci siamo sentite ieri, forse pure oggi ci siamo sentite. Eccoci qua. E ammorbidiamo sempre il tutto, le parti più difficili appunto ci mettiamo là e le accarezziamo piano piano con le dita e gli diamo la forma desiderata. Oh, se pensiamo di non essere dei bravi scultori con le mani, cioè se pensiamo di non avere appunto manualità, come si dice, c'è una tecnica che funziona comunque, che abbiamo usato un sacco, e che è quella che vi facevo vedere l'altra volta del picchiettamento, cioè io metto il pezzo di carta intorno a questo collo di dinosauro e poi per sistemarlo lo picchietto o lo accarezzo, comunque praticamente faccio in modo che aderisca alla superficie che io voglio, che in questo caso è il collo del dinosauro. Ok? Faccio un ultimo pezzetto. Eccoci qua. Oh! Ti piace, Fede? Così via. Ecco, vedete che io sto continuando a fare così con le mani per impedire praticamente che si formino delle rughe sul foglietto di giornale. Posso accarezzare o posso dare anche queste picchiettatine, va bene? Eccoci qua. Allora, chiaramente non ce la faremo a farlo tutto oggi, perché sennò mi dilungo troppo, lo so. Però vi volevo far vedere. Dovrei aver tenuto da parte. Vediamo se l'ho lasciato qui.
forse l'ho lasciato da un'altra parte. Vi volevo far vedere come possiamo fare per trasformarlo in quel dinosauro che ha tutte le punte. Mi pare che si chiami stegosauro. Adesso non trovo più il pezzo di Tetra Pak che avevo lasciato qui in giro. Mi sa che proprio che devo cominciare a mettere le cose in questa cassettiera che abbiamo costruito l'altra volta insieme, perché se no mi perdo i pezzi. Vabbè, diciamo che la prossima volta possiamo anche fare che facciamo, che finiamo, diciamo, la cresta dello stegosauro. E la cosa che vi volevo chiedere ora prima di chiudere, a parte che vi volevo rinnovare l'invito a votare Villa d'Este su Visit Lazio, e si fa cliccando sulla foto. Vedete che quando cliccate sulla foto di Villa d'Este vi darà una percentuale e così saprete a quanto siamo arrivati di gradimento su Villa d'Este. Allora, dicevo che la cosa che mi piacerebbe sapere da voi è di che colore lo vogliamo fare questo dinosauro? E magari me lo scrivete nei commenti. E vediamo insomma se per la prossima settimana ce l'abbiamo addirittura colorato del colore che dite voi. Questo era. Ciao Esmeralda! Ciao! Oggi abbiamo fatto un salvadanaio. Penso che si dica uccia in spagnolo. Non so se pure in peruviano dite come Spagna che si chiama Uccia. Così qua. E questo è il secondo dinosauro che abbiamo costruito insieme. Fatemi sapere di che colore lo vogliamo colorare. Vogliamo dipingere. Male dice viola. Lo facciamo viola a pois gialli come Magamagò. A me mi piace, eh? Che lo stesso parimenti estrosa sui colori. Qualcun altro dice un colore? C'è in mente qualche colore? Scrivetelo nei commenti, così poi io lo posso fare. D'accordo? E speriamo di tornare a farlo presto insieme. Questo è il lavoro che abbiamo fatto oggi. Oh, sta in piedi da solo. Vediamo un po'. Ne abbiamo due. E niente, bisogna renderlo un po' più stabile, bisogna lavorarci di più. Stanno bene pure insieme. Eccoli qua. Oh, grande Gaia, vedete il viola. Ma niente, niente che ci piace a tutte il viola, meno male. Io per anni era l'altro colore con cui mi vestivo oltre al nero, il viola. Eccoci qua. Adesso ogni tanto qualche colore in più lo metto, però. Eccoci qua. Ok. Viola e giallo, a me piace molto come insieme di colori, infatti questa cassettiera io in realtà i cassetti li volevo fare di quel viola proprio, io lo chiamo viola Simpson, proprio quel viola super super sparato, e per poter fare l'accostamento di colori viola e giallo. Ma infatti facciamoli giallo che viola, certo. Però io sono anche per farne uno tipo Magamagò proprio gialla a pois viola se me lo fate fare. Però sentiamo pure gli altri pareri, eh? Quindi per ora uno giallo e uno viola, oppure chissà se vincerà uno viola con i pois gialli. E poi vediamo se riusciamo a fare la cresta di questo stegosauro.
Bene, sono contenta che in questa giornata un po' così, un po' uggiosa, siamo stati comunque insieme e ci vediamo la prossima settimana con me. Mi raccomando gli appuntamenti di domani con Massimo alle 18:30 per sport e salute e poi venerdì con Martina, sempre alle 18:30. Mentre invece sabato mattina staremo con voi alle 11 del mattino e, con la cucina dal mondo, con la cucina etnica. E niente, metteteci un sacco di like e di cuoricini come fate sempre e ci vediamo presto. Perfetto, Viola con la cresta gialla lo penso anch'io. Ciao!